Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di 2008 da oggi ragazzi. Non so da quanto tempo siamo tornati sulla nostra serie. Pensavate che l'avevo abbandonata, ma invece non è così ragazzi. Oggi siamo su Marvel Spider-Man a farmi compagnia. Andrea su FIFA. Bello. Bella Andrea. Vabbè raga, se mi chiedete perché non ci sono stato, boh, perché sto giocando cioè, tipo come Fortnite e Rocket, però oggi mi hanno scocciato, quindi riprendo un po' a giocarci qui. Se non vi ricordate, ci eravamo rimasti con Doc Ock che tipo stava al laboratorio e noi ci siamo andati, ora dobbiamo uscire. E tipo stava facendo degli esperimenti. Vabbè, comunque continuiamo la nostra storia. Dobbiamo uscire dal Questo laboratorio. cos'è? Vai, usciamo, usciamo, usciamo. E tipo, ragazzi, se non mi sbaglio, ci aveva invitato a cena MJ. Perché non la conoscesse, amica di Peter, nonché ex ragazza. E quando questo video non è epico, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate 500 e detto questo, nulla. A farci compagnia quindi Andre, bella Andre, l'ho già salutato. No. Devo riprendere la mano, come si giocava? Così allora, ecco. Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? A cena? Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, ne parleremo a tavola. Beh, metto campione o leggenda. Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori. Adesso la carriera, quale squadra? Perfetto, a dopo. Beh, comunque devo andare a casa casa di MJ. Aspettative al minimo. Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata. Ah, deve attendere la sua chiamata. Spera la città per potenziare. Vediamo un po', raga, come si è messo l'equipaggiamento. A me pare che avevo fatto un botto di missioni. Mi pare che non c'ho più missioni, raga. Non voglio dire cagatine. Vedete, non ho più missioni. Per farvi capire quanto sto nerdando. Vediamo se possiamo abilitare qualcosa. E abbiamo solo un punto abilità disponibile. Demolitore, questo è figo come gadget. Vediamo se è un altro. Costo 1, che ce ne possiamo fare. Costo 1 questo, fa vedere. Acrobazia aerea. No raga, voglio acrobazia aerea, è il mio sogno, vai. Vai, perfetto, perfetto. Vediamo un po' questa acrobazia. Che figata raga, che figata. Mamma raga, che figata. E ora si fanno di acrobazia. Madonna raga, ora ci divertiamo, eh? Ora ci divertiamo. E nulla, che possiamo fare raga? Dobbiamo attendere, dobbiamo girare solo per la città praticamente. Faccio un po' di acrobazia intanto. Comunque non so se la puntata ve la metterò in premiere come ai vecchi tempi. Non so, raga, non dico che usciranno come sempre un sacco di contenuti perché ragazzi ora mi sto avvicinando all'esame di terza media. E quindi vabbè, sappiate quindi che devo pensare allo studio, però. Quindi non pensate che faccio subito un sacco di video, però già è tanto bello ricominciare. Mi hanno riferito una notizia interessante. Ricordate quel bestione di Rhino? A quanto pare la Beh, un grazie a la carriera. Quasi evaso dal raft. Con la Beh, nessuno lo sa. Dai responsabili. Secondo te chi mi può dai comprare? In una cella più sicura. Ora, aspetta, non mi dite qua. Ah, sì. Ma l'espressione massima sicurezza lascia intendere che non esista nulla di più sicuro. Stiamo parlando di un pazzo di 300 kg con un corno indistruttibile. Se avevano una cella più sicura, perché non ce l'hanno messo subito? Non c'è questo giochi, GG. Comunque, ce ne fa? Secondo me ti dovresti vendere, cioè ti dovresti comprare un attaccante buono, tipo Mbappé, vabbè, costerà un botto, però Olando pure costerà un botto, Haaland. Un attaccante nemmeno tanto costoso, non saprei che dirti. A me piace un botto Timo Werner. Lewandowski. Ah, pure Robert, pure Robert. Non so quanto costa Robert, però penso 600 milioni. Sinceramente Ronaldo non lo uso perché sinceramente è troppo lento. Ah boh, se mai vecchio. Se metto un venti di Ronaldo, però. Si va in una squadra giovane. Ma no. Vabbè, nel frattempo diamo consigli ad Andre fino a quando non ci chiamo MJ.
Dai, questo modello ci sta. Devo ricominciare a fare le premie, andavano molto bene le premie, mi ricordo. Beh, se vuoi. Ok, allora. Dai, quanto mi chiami? Al posto di Alexandro dovrei comprare qualcuno, che c'ho Chiesa. Perfetto. Chiesa è forte. Premettere. Seconda punta dietro l'attaccante di Bala. Poi Morata rimangerlo come riserva, comunque buono. Posso di Ronaldo. Ronaldo lo devo mettere in vendita, va bene, con calma. Direi di togliere... Che la andiamo a casa di MJ. Direi di togliere... Se me devi direi di togliere anche... Quadrato da qua. Se me devi vendere pure qualche difensore. Oh, a posto di Quadrato a centrocampo, che devo mettere? McKenny, Bernardeschi, Ramsey o Arthur? Non so. Bravo, ti dico, prendo un centrocampista buono. Pogba. Pogba, oppure... No, Bruno Fernandes costa troppo. Bruno Fernandes costa troppo. Pogba. Vabbè. Allora, in attacco mi pio Lewandowski. Poi mi potrei prendere Pogba. Poi ho un Neymar, però dovrei trovare anche un sostituto. Cioè, boh, poi vedo. Vabbè, io nel frattempo però continuo un attimo con la scena. Quindi ora ti faccio non parlare. Vabbè, si può parlare, però non dico tanto. Allora ragazzi, entriamo qui subito a casa di MJ. Vediamo un po' cosa c'è da dirci. Fra, secondo te Peter lo potrei mettere in vendita, Buffon? L'indirizzo che mi hai passato. Ci sono MJ. Lo so, ma aspetta. Apro. Aspetta, però. Che cos'è? Sì, lo metto in vendita. Va bene. Buffon, sì. Pure Pinsoglio, tanto poi c'ho Perino e Scesi. Va bene. Pellegrini... quanti anni ha? 21, no, già. Oddio, Rava, cosa ha combinato questo? Alexandro lo potrei mettere in vendita. Boh. Sì, vai, metterlo in vendita. Questo è il posto indicato da qui. Oh, fra, aspetta, che mo qua devo fare una missione. Frabotto? Che succede qui dentro? È giovane, fatelo crescere. Bonucci lo dovrei mettere in vendita e comprare, però per adesso no, non niente. Però vado a fare la missione, insomma. Oddio, questo è fatto. Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Che scommetto. Quindi il capo prende soldi da Martin Lee. Oddio raga, questo è veramente andato dove ha indicato Pete, questo è scema. Beh, meglio se sistemi quella salda con l'acqua. Ora il capo se la prenderà con lui. Cosa stanno costruendo? E cosa dovrà farci Martin? Vado un attimo a capire la tattica con cui procedere qui.
Oh, bra. Uè. Secondo te Bonucci e Chiellini mette in vendita? Boh, vedi tu, ma sono vecchio. Quindi direi di sì, tanto me ne faccio di nuovo tutta la squadra. Aspetta però, devo cazzo. Allora, ora potrei... minchia, tengo già la finale col Napoli. Bello. Sto immaginando. Che diamine. C'è qualcuno? Fermo! No, mi ha visto, no, mi ha visto. Gigi mi ha visto, raga. Soldi fatti lavorando per lui. Polvere di lapide. Verranno spesi tutti in polvere di lapide. L'hai mai provato? Solo un campione. Il capo sta ancora perfezionando la formula, ma... Cosa stanno costruendo? E cosa dovrà farci, Martin? Piano. Quatti come gatti. Attenzione. Che veicolo può montare gomme simili? Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Ehi, qualcuno ha visto una bussola da 3.16? Oddio raga, non so come ci stiamo facendo, ci stiamo bevendo. Qualcuno ha preso altra birra dopo l'ultimo giro? Può essere. Raga, cerchiamo di capire perché Martin lì collabora con, come si chiama, con il lapide. L'ufficio deve essere a destra. Devo muovermi con molta prudenza. Ehi, cos'è saltato in mente a capo di piazzare rilevatori GPS? Ho visto qualcosa. Vado a una precauzione. Serve a proteggere il segreto industriale della polvere di lapide. Mi sembra da paranoici. Nessuno te l'ha chiesto. Al lavoro. Mi sembra di aver visto qualcosa. Altre scorte da recuperare? Prima liberiamoci dei vuoti. Capo vuole che li gettiamo in qualche palude nel Jersey. La polvere di lapide deve restare sotto traccia. Sì, sotto traccia, sotto banco e anche sotto diversi strati della nostra terra. Dico qualcosa. Quei barili sembrano importanti. Alchemax. Perché mi suona familiare? Vediamo che cos'è l'Axemax, voglio. Che c'è qui dentro? Capo, andiamo! Lì non la noterà! Oddio, raga, lapide, dovete sapere la cosa di lapide è che ha una testa di ferro. Tombstone. Cioè, Tombstone, scusate. Non la noterà? Perché sarà sparita? Ho detto che... L'ha giusto!
fegato. Madonna, raga. Ma vediamo quanto. No, no, raga, la testa di ferro, guardate. Guardate la testa di ferro, raga. Che delusione. Mado. Aia, rip per lui. Schiaccia pure, che schifo. E ora mi serve un sai che cos'è però l'Alchemax? Andrea, tu ci sei? Non posso mollare ora. Devo entrare in quell'ufficio. Sì, però tu vuoi proprio per farti uccidere proprio, eh? Forse. Uè, però. Però aspetta che mostro quella parte cruciale della missione. Quasi fatto. Dai, che forse l'abbiamo fatto. Sto diventando paranoico. Andiamo a fare una foto veloce, qualcosa. Foto? Perfetto. Stanno costruendo questo bestione per me. Raga, questo è tutto il pieno corazzato. Di tombstone. Deve esserci dell'altro in questo ufficio. Guarda qui. Come intendo? Oh, cabo, sta arrivando, sta arrivando. D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Devo andare. Oddio, raga, ce l'abbiamo fatta. Andra, ci sei? Ce l'abbiamo fatta, oddio. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che... Venga. Guarda, questo si prende sempre nei guai. Sì, bravo, l'ho fatto. Ci sono. Consigli per la carriera. Vero? Tutti hanno un punto debole. Eh? No. Volle in punto la propria ora. Alexandro ha 48 milioni. Secondo te accetto? Ne vale 37. 48 milioni, guardalo un po'. No. La tragedia dei fagottini. Appunto, sto trattando. Provo a mettere 55. Vabbè. O è troppo. Se non è troppo. Okay. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Beh, sembra che lì ce l'abbia morto di nuovo. GG, ma hanno accettato. Non ne ho idea. 55 milioni. Sto già vorrà dire che indaga. Vabbè, quanto male non indaga, sai, raga. Sai, pensavo e se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? No. Spider-Woman? No. Meglio? Non una Spat. Spalla. Una partner. Oh. Non di nuovo. Bravo, bravo, hai bruciato il pollo, bravo. Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è CFO della Oscorp. Aspetta, non penserai che abbia a che fare con Liver? Però comunque se voi non sappiate se andando la casa come il primo giocatore. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Che mi potrei comprare? Lewandowski, prova Robert. No, devo trovare uno che rientra sul destro, tipo Neymar, Insigne, roba del genere, perché ma Alessandro l'ho venduto, quindi non c'è nessuno. Un terzino a sinistra loro. No, no, io sto giocando col 3 5 1 1. Un'ala quindi, diciamo. È tipo un Insigne, Neymar, vedi? Però quelli Insigne ancora Neymar penso che costi un po'. Frate, ho 500 milioni. La madonna. Ah, ha fatto quella cosa, ho capito. Quindi? Ah, però se vuoi puntare a vincere a Neymar per quello d'altro. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto? Ok, abbiamo fatto un curry. Direttore finanziario della Oscorp, nella compagnia da più di 20 anni.
Allora c'entra il respiro del piano. Vedo che hai detto. Fammi sapere se scopri qualcosa. Ho la sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Esatto, esatto. Dobbiamo fare in modo che ciò non accada di nuovo. Un altro attentato con quello del municipio dove c'è lasciato il nostro oggetto. Ok, a dopo, partner. Corriamo, raga. Questo lì è pazzo, pazzo, raga. Ok, ci siamo. Anzi, se vuoi parlo per un attimo, devo concentrare perché devo fare una missione importantina. La polizia ha bisogno d'aiuto. Caritiamo la polizia, dai raga. Minchia raga, non combatto da un bot, questo bisogna dirlo. Vediamo un po' come sono messo. No, non ce l'ha ammollita, dai. Vero che noi abbiamo pure i gadget qua. Vai, usiamo sto gadgettino. Via, schiva, vai. Minchia, quanto mi mancava combattere con Spidey. Oh, Fra. Beh. Secondo te, da... cioè, vale 132 milioni. Me l'ha chiesta a 207 e con tutti i tentativi l'ho riuscito a prendere a 190. Secondo te va bene? Apro. Per Neymar ci sta, secondo me. Oh, me l'ha chiesta a 207 per 4 volte di fila, non accettava, accettato a 190. Ho risparmiato qualche milione, secondo me ci sta. Sì, va. Che potrei mettere? Voi cruciale? Sì, mettiamo cruciale. Ovviamente. Guarda che dobbiamo entrare. Minchia, però quanto mi mancava combattere questo personaggio. GG. Accetta, perfetto. Però questo... quanto gli potrei mettere di stipendio? Io non lo so. Sta scritto. Più o meno, mettici quella. No, non c'è scritto. Ah no, stipendio 2,70. Ok, gli mettiamo 2,70. 2,70. Avanti. E comunque dobbiamo salvare questo server, Standish. Lavoratore dello scopo sotto le grinfie di... come sapete di martedì. Oddio, oddio. Cosa c'è? Sei finito. No, sto bene. Perfetto, Neymar, lavoratore della Juventus. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Ma c'ho pure la finale contro il Napoli, ma... Ok, aspetta qui. Buono. Aspetta, però, ma devo combattere contro questi con la panza. Non trovo la mia auto. Credevo di averla parcheggiata a questo piano. Come devo fare? Ah, tipo così, ho capito. Raga, devo riprendere la mano. Mi faccio così, mi faccio così. Ecco, a caso. Oh, bro! Guarda, mi sono dato le combo. Però mica sai come si fa. Ah, ci metterò un po' di bisogno a riprendere il combattimento, però lo riprenderò. Ah, frate. Guardate qua che schivano. Come sai come si fa a cambiare il ruolo ai giocatori? Che senso? Non lo so questo, perché è una novità di FIFA 21, non ce l'ho FIFA 21. Ecco qui, raga, riprendiamo subito a fare le combo, mamma mia. Vediamo questa che è ottima. Facciamo un po' così, così siamo i gadget almeno. Oh! Prendi quando stipendio ho 410.000 stipendio. Basta! Quanti ne siete? Basta! Dai, non si può skippare tutto quanto e andare direttamente alla finale, no? No. Apro. Fra qua mi stanno mettendo alle corde.
No, sono morto. Sono morto, sono morto. Recuperiamo vita. Se voglio minimo a 3 milioni, vendere a 3 milioni pinzoglio, dai, no, pure 5 milioni. No, ma mi toglio mica, capito, che vendere a 50. No, mi sa. Non ha giocato bene la nella sua carriera, cioè. Capito cosa è? Dai, in 5 milioni, ah, ci sta. Cioè, veramente drone gratis, sinceramente, hanno 1,5 milioni. 3 milioni, dai, se non vuole 5, 3. Cioè, veramente non sanno spendere 5 milioni? Che cazzo tengono? 2 euro. Ma che squadra è? Me ne sa, c'è una squadra strana. Però, guarda, ma veramente 5 milioni nettine? Che cazzo, mi vende i fondi? Ma questo è bello di giocare a squadra mentre neanche gioca a FIFA, almeno ci giochiamo un po'. Qua raga abbiamo, cioè che tryhardata, 5 giga mi sono schillato tutti quanti. No, ce l'avete con i figli. Lavorate qui. Come? Ah, la partita è il 9 agosto, io sto al... Ma serve? Al 25 luglio. Yeah, mancano, quand'è? Mettiamo qui riposo. Riposo. Recupero. Allenamento. Riposo. E mo ci sono. Recupero. Messa riposo. Vado. Dai, let's go, let's go. Dai che voglio iniziare sto campionato. E basta, hai rotto le pillole, oh. Porco due. Mi sono arrivate due richieste per Delict in 2 secondi. Cioè è doppia. Ah, sciacquo. È forte, ma qua me lo chiede il Manchester City a 130 milioni. Mi potrei comprare Koulibaly, che pure non è male. Secondo me è più forte. Ma frate, fai Delict Koulibaly, scusa. Però vabbè, dopo non c'è più niente. Non lo so. Però dopo Koulibaly. Vale 99, però. Koulibaly, poi secondo me lo puoi affiancare a un buon difensore tipo come... non so. Koulibaly quanto vale? 600, da. Koulibaly però dopo non ti devi vendere un Bonucci, cioè tra Bonucci e Chiellini preferire Bonucci che è un po' più giovane. Ah, pure Chiellini è forte, non lo so. No, tengo Demiral, no, sì, Demiral. Darmian, Demiral. Però, scusa, Delicto, sì. Cioè, prova a fare lo scambio con De Bruyne. Ma il Manchester United, non si United. Pogba. Tratto, spero. Voglio vedere. Gli chiedo 70 milioni più Pogba, ci sono dove ci sono. Sì, perché come regola Pogba vale di meno un po'. No, aspetta, Pogba più. Prova a fare Pogba. Quanto abbiamo offerto? 130. Pogba ne scambio vale cosa? Pogba più 50 milioni, 60 milioni. Paul Pogba più 50-60 milioni. Andiamo a salvare il stand, ci raga. Minchia raga, la cosa bella è che io sto tirando Andre mentre sto nerdando un po', sto tirando un botto di gente. No, non chiedono lo scambio. 100, 130 ieri do, mi compro Koulibaly, secondo te? Vabbè. Non so se è una cazzata, ma perché sinceramente a FIFA non ci gioco da un anno e non ci ho mai saputo giocare. Con 130 milioni in realtà forse ti potessi comprare Koulibaly e forse pure Pogba. Vai, sì, accetto, accetto. Anzi, prova a alzare giusto un po'. Più alzi meglio, prova a metterci... No, boh, 130. Dopo rifiutare, no, no. Accetto, se non mi accettare. Se non metti. Ok, c'è forte, però. Pov Delict. Aspetta, però mi vado subito a comprarmi Koulibaly, se non arriva a finale con De Sciglio. Frate, ma non dimentichi Bonucci e Chiellini, tanto se la fai di un anno sta carriera, comunque c'è il suo fortino. Come cazzo? Ah, vero, ma tu, c'è pure Demiral. Vero, vero, da sua giovane.
scali tu culi balì. Cari due, che abbiamo detto Paul Pogba? Non ti posso fare. Con tutti i soldi che tengo mi potrei comprare pure a me. Oddio, vai, Urban. Ah boh, ma Messi e Ronaldo ormai, cioè, per il mio parere ci stanno più forti Messi e Ronaldo ormai. Mio parere. Vabbè. Orlando. Orlando, non Orlando. Grazie. Orlando. Sì, hai capito. Se mi chiedono minimo 20.000 milioni. Oh, 96 milioni, secondo te. Oddio, ragazzi, che stiamo salendo la Torre Eiffel. No, ragazzi, hanno i lanciarazzi. Oddio, lanciarazzi no. Cosa sto sentendo? Da Fortnite attacco, no? Che cosa? Oh. No, non è. Oh! Signori! A 93 l'ho preso. Secondo te ci sta. Chi? Così non va. Eccoli qua lì. Ah, cari tu. L'altra volta me l'avevano chiesta 100 milioni, più di 100 milioni. Se accetto tutto, dai, no. Dello stipendio, lui tiene 140, io metto 150. Con che modo lo giochi? 3, 5? Eh? Con che modo lo giochi? 3-5-1-1. Minchia, fra, sai qual è il mio giocatore che mi fa impazzire? Però vabbè, ma ti compri pure Robert. Mohamed Salah. Metti la password. Ma già tengo Dybala. Ah, vero, c'è Dybala, è vero. Cioè, prima mi faccio tutta la squadra, poi se venditi, mi rimangono i soldi me lo vendi. Venditi poi, magari vendi. Se ti rimango ancora un milione ti compri pure un altro centrocampista. Ti vuoi fare il giocatore, una clausola recessore di. No, inizia la trattativa con il club. Lo volevano fare pagare 136 milioni per prenderlo direttamente, ma baffa. Dai, liberiamo Stanley. La cosa bella, raga, di seguito è che sto facendo tutto quanto in maniera perfetta con Andre che sta girando a quella carriera. Te la devi vedere, 2-5, dai, 2-5. Sei bravo, 2-5. Dai! Dai, basta, 95 me lo prendo, 95. Accetta 95. Grande. Oh, me lo volevano far pagare 136 milioni, l'ho pagato 95. Capito che truffa, fra. Cioè, GG, mettiamo cruciale. Quello fa tutto schifo. Ok. Quanto è? Da 27 anni, quindi in 4 anni. Combattendo. Chi? Roni clausa recessoria. No, la clausa. No, sti cazzi. Stipendio, quando prendeva 190, io mi metto un bel 200. Okay. Oh, bello. Perfetto. Bello, vado. Ok, let's go. Adesso possiamo fare, diciamo, andiamo in rosa. Facciamo sì. Pogba lì. Sarò sincero, lo preferisco rotto. Così, dai, ci stambotta. Siamo una spider drone. Minchia, raga, gli spider drone non sono più. Filmano. Basta, già mi. Ok, e la madonna. Lo eliminiamo così, va? No, dai, un cringe assoluto, fra, no!
È un cringe assoluto, no? Hai visto che cacchio mi è uscito? Avra? Hai visto che mi è uscito? Che cosa è uscito? Io voglio trattare. Il Real Madrid mi ha chiesto Cristiano Ronaldo. Veramente? Ok, si torna incredibile. Però perché non fai la carriera allenatore come episodio? Io glielo voglio da 90 milioni, secondo me ci stanno tutti, da. E basta, quanta gente ci sta, madonna. 90 o 100, secondo me 90, no. Non è che vale così tanto, no. Vabbè, se è un indecente non fare, se. Sento, secondo me c'è tanto per me. Raga, ma chi è questo? Super Saiyan con la spada. Raga, ma mi fanno tutti i colpi. Vabbè, devo usare i gadget, mi sforzo. Ya, facciamo un 90, dai, sa. Un 90 e ci veniamo incontro. Un 90 e ci veniamo incontro. 5 milioni non ti fanno male, dai. Un 90, 90 classico. Ok, perfetto. Abbiamo venduto Ronaldo a 90 milioni. Ora dobbiamo comprare un attaccante forte. Chi ci compriamo? Un gioco con gli attaccanti forti. Robert. Ah, ma pure Bappe e Alan, però Lewandowski per l'età è quello che costa di meno, però ricordati che Lewandowski sta per vincere il pallone d'oro. Ah? Lewandowski è quello che ha segnato più gol la scorsa stagione. Ma io mi potrei prendere Alan, però. Affidati a Holland. E Alan, come si dice? Alan. Allora, secondo me vai su Mbappé. Quanti milioni ti mancano? Aspetta, no, però poi devi comprarti 300.000. Comprati quello che costa di meno, non Lewandowski o no, Alan, Mbappé costa ma che c'entra? Aspetta, fammi calcolare. Vabbè, ma io centrocampo insieme a Pogba, c'ho McKennie e Bentancur, quindi ci sta, no? Tu come lo fai? Perché lo vogliono? Ma Ronaldo me lo tolgo e metto a Alan Lewandowski. Vabbè, aspetta un attimo. E poi se mi rimangono soldi potrei cambiarmi difensore. Giusto. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Perché comunque quanti soldi ha? Aspetta, stai zitto. Chi è? Dottore Sacco d'Allenno. Oddio. Cerchiamo di capire cos'è il respiro del diavolo. Andiamo. Scendi. Madonna, che effetto. No, ma questo è un rincoglionito. Bello. Vai. Madonna, che grafica, raga. Ci sono quasi. Fra, questo gioco ha una grafica. Cadi più piano! Yeah, che siamo arrivati in finale, madonna! Eccoli la supercoppa! Bonucci! Oddio! Sì, credo di sì! Bonucci! Ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Bonucci per adesso non trovo. Dai, io direi già di andare a giocare. Ah, ok, Ronaldo l'abbiamo venduto. Tengo Morata, vabbè, per una partita mi posso arrangiare con Morata. E noi, raga, dobbiamo quindi cercare questo dottor Isaac Delenio. Giorgione Chiellini, me lo chiedono tre persone, Giorgione Chiellini. Cioè, vale... Sì. La vedete che le persone si potrebbe concludere. Perché sono arrivati gli agenti delle eccolo. Che succede? Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto. Qualunque sia. A quello sto ancora lavorando. Forse una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider. Let's basta, go, basta, si gioca. Questo Spider Cop. Yuri? È attaccato. Oh, bravo, finalmente io però per mezz'ora. Non ci ho voluto dire come si descrive il diavolo. E uno che lo sa è il dottor Isaac Delenio. Cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai.
dottor Isaac. Bra, che pallone mi potrei mettere? Sono un botto di palloni fighissimi. Speravo che della Champions tutto viola, che figata. Però dai, giochiamo con il grande classico. Ti faccio sapere cosa scopro su di lei. Nuova missione secondaria sbloccata. Ma oh, madonna, che cazzo di pallone di zoom? Ok, proprio lì. 5 minuti di campione. Vabbè, raga, ovviamente la missione di Tombstone, vediamo un po', punti di abilità disponibili 2. Da fare demolitore che è molto buono. Gioca partita, let's go. Let's go. Vabbè raga, io direi che per questo episodio è tutto. Noi dobbiamo cercare il prossimo episodio Isaac Delaney, che saprà qualcosa dello spirito del diavolo. E nulla, da me e da Andrea è tutto. Saluto Andrea. Bella. Vabbè raga, al prossimo episodio. Bella.